Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo, all'udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano: questi è davvero il profeta. Altri dicevano: questi è il Cristo. Altri invece dicevano: il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice forse la scrittura che il Cristo verrà dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide? E nacque dissenso tra la gente riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso. Le guardie tornarono quindi dai sommi sacerdoti e dai farisei, e questi disse loro: perché non lo avete condotto? Risposero le guardie: mai un uomo ha parlato come parla quest'uomo. Ma i farisei replicarono loro: forse vi siete lasciati ingannare anche voi? Forse gli ha creduto qualcuno fra i capi o fra i farisei? Ma questa gente che non conosce la legge è maledetta. Gli scribi dei farisei, che si credevano detentori della legge e della verità, questo cerchio di iniquità si stringe attorno a Gesù per farlo tacere prima, poi per estinguere la vita. Le guardie mandate per arrestarlo non osano mettere le mani su di lui. Nessuno mai ha parlato come quest'uomo, e che la verità è scesa nei cuori di quegli uomini che gli volevano togliere la libertà. E che l'autorità di Gesù si imponeva a quegli uomini che non avevano i pregiudizi degli scribi, dei farisei, dei sadducei, che non erano uomini di legge, i quali in nome della legge volevano arrestare l'autore della legge. Ma c'è un uomo tra questi nemici, l'uomo della verità, il discepolo della verità. Egli era andato di notte a trovare il maestro Nicodemo. Bisogna nascere di nuovo, e quest'uomo è nato di nuovo. Nel suo cuore è diventato discepolo del Signore, e quando tutti sono contro, egli dice la verità, parla in nome della verità. Dice ai suoi colleghi che nessuno può togliere la libertà a un uomo se prima non l'ha ascoltato. Egli cioè è l'unica voce divergente, ma determinante in quel momento, perché tutti tornano a casa, desistono dal proposito di arrestare Gesù dietro l'intervento di Nicodemo. Nicodemo, pauroso che soltanto di notte, quando è inosservato, va dal maestro, adesso a viso aperto,
davanti al Sinedrio, davanti ai suoi colleghi, difende il Signore Gesù. E in questo coraggio lo ritroveremo ai piedi della croce. È lui che con Giuseppe d'Arimatea offre al Signore l'ultimo omaggio dell'uomo, cioè il sepolcro. Il coraggio di Nicodemo. Questa mattina io vorrei proporlo a tutti noi che abbiamo paura tante volte di confessare il Cristo. Abbiamo paura dell'opinione pubblica. Abbiamo paura della gente, della impopolarità. Di fronte alla verità non c'è impopolarità. Di fronte alla verità nessuno deve tacere come di fronte alla libertà. Nella verità bisogna essere liberi di parlare. Una volta che noi abbiamo acquisito la verità, questa verità bisogna difenderla ad ogni costo, proclamarla dall'alto, anche che ci dovesse costare la vita. Gesù è in mezzo ai suoi nemici. I veri nemici di Gesù non sono i soldati che vanno per arrestarlo, ma sono i mandanti, questi uomini che sono sicuri della legge, questi uomini i quali sono legati a delle istituzioni, sono schiavi di pregiudizi, questi uomini che non hanno nel cuore l'amore, perché non è stato possibile per loro aprire il cuore a colui che è venuto a dare l'amore a tutti. Non c'è stato peggiore di un uomo, di quell'uomo che chiude la mente alla verità o chiude il cuore all'amore. E questi uomini hanno chiuso la mente alla verità, hanno chiuso il cuore all'amore. Ecco perché non possono accettare Gesù, che è venuto a proclamare la verità, è venuto a proclamare l'amore. Vogliono uccidere la verità, vogliono far tacere l'amore, ma la verità non può essere imprigionata. L'amore è destinato a disgentiare tutto il mondo. Gesù si presenta umile, ma con la sua umiltà sconfigge la superbia dell'uomo. Ecco, nella prima lettura del profeta Geremia, che egli stesso è simbolo, figura di Cristo. Ero come un agnello mansueto che viene portato al macello. Non sapevo che essi tramavano contro di me dicendo: abbattiamolo, abbattiamo l'albero nel suo rigoglio, strappiamolo dalla terra dei viventi, il suo nome non sia più ricercato e ricordato. Geremia, che viene assediato, viene calato nella fossa, viene affamato, viene insultato da tutti, figura di Cristo, che per amore di tutti si offre come vittima, come goel del riscatto. Egli è come un agnello mansueto portato al macello, non apre la bocca. Così lo vide anche il profeta Isaia, quando
descrivendo il servo di Yahweh, ce lo presenta come l'agnello mansueto, che non apre bocca, che si lascia condurre al macello. Egli porta il peccato di tutti, egli muore per tutti, ma la sua discendenza canta le sue lodi. Per il suo sacrificio noi tutti siamo stati mondati dei nostri delitti, le sue piaghe ci hanno guariti, la sua morte ci ha dato la vita. E se noi siamo qui, lo dobbiamo a Lui, che si è offerto per noi, agnello senza macchia. Chiediamo al Signore Gesù di seguirlo in questi giorni come agnello mansueto e di camminare con Lui nella mansuetudine, nella serenità e nella pace, sicuri che siamo nella via del Signore, perché chi cammina nella via del Signore si lascia condurre per le vie del Signore. Abbiamo davanti ai nostri occhi Gesù, che quando è libero proclama la verità, proclama l'amore, ma quando viene preso diventa agnello, da pastore delle anime, da maestro. Egli si fa agnello, tace, non parla più e si lascia condurre al macello, alla morte. Chiediamo al Signore Gesù queste due cose: la libertà nel parlare, nell'esprimerci, la libertà della parola, la libertà nella professione della fede. Chiediamo questo coraggio in ciascuno di noi. Non siamo pecore mute quando dobbiamo parlare, come Gesù non fu agnello muto quando doveva parlare. Quando abbiamo modo di parlare e di esprimerci, esprimiamo la nostra fede, con coraggio proclamiamo la verità. Ma quando le potenze delle tenebre piombano anche su di noi, imitiamo Gesù che da pastore si fa agnello e si lascia condurre al macello. E con la nostra santità di vita, con il nostro silenzio che noi insegniamo, Gesù ci insegna quando parla e non tace la verità, ma Gesù ci insegna col suo silenzio, col suo sottomettersi al sacrificio, col suo essere agnello che porta i peccati di tutti, col suo tacere. Il tacere di Gesù è più eloquente della sua parola, perché Gesù sempre parla. Anche noi, quando siamo liberi di esprimere la verità, esprimiamo la nostra verità, ma quando ci conducono al macello, lasciamoci condurre al macello, ad esempio di Cristo. Offriamoci per i nostri fratelli nel sacrificio, perché è quell'offerta, quel silenzio che è più eloquente della parola. Questo è l'insegnamento che ci viene dalla liturgia di oggi. Signore Gesù, questa mattina Tu ci hai invitato alla libertà e vogliamo essere uomini liberi. La libertà dal peccato e il peccato che ci impedisce di sentire e di parlare. Ma una volta che Tu ci hai liberati dal peccato, noi siamo liberi, liberi di parlare, perché la verità è sulla nostra bocca. Signore Gesù, Ti chiediamo, oltre il coraggio di parlare, nella libertà dei figli di Dio,
Ti chiediamo questa umiliazione, questo sacrificio, di non reagire di fronte agli insulti, di sapere sopportare le molestie della vita, di poter sopportare le angherie dei superbi, di poter sopportare le ingiustizie. Il nostro silenzio in quel momento è più eloquente della nostra parola, perché su di noi si stampa la tua immagine di agnello portato al macello, perché su di noi si riflette la tua figura, o Signore Gesù, ed ecco l'esempio della mansuetudine, della mitezza che noi possiamo parlare agli uomini, a sopportare con pazienza, a subire la croce, a subire anche la morte per il trionfo della verità. O Signore Gesù, riempici di luce questa mattina, fa che comprendiamo questo messaggio di verità e di amore, fa che comprendiamo questo messaggio e siamo uomini, veramente uomini, che nell'imitazione di te possono seguire le tue orme, possono parlare agli uomini dove sta la verità, dove sta la giustizia, dove sta l'amore. Amen.